Il vice premier, ministro dei trasporti e delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, è giunto nel pomeriggio di oggi a Pescara intorno alle 18.15 all'Auditorium Flaiano per presentare il suo nuovo libro, L'Italia che non si arrende controvento. L'evento è stato anche l'occasione per presentare la candidata della Lega Abruzzo alle elezioni europee, Laura Cucchiarella, e i 32 candidati del partito alle comunali di Pescara e i 26 candidati al comune di Montesilvano. In apertura del suo intervento Salvini ha ricordato il 7,5% raccolto alle ultime elezioni regionali e il 10% raccolto nella città di Pescara, ringraziando i pescaresi per la preferenza concordata al suo partito. Il nuovo libro di Salvini è un autoritratto, se vogliamo, insieme un manifesto, ma soprattutto un inno alla libertà e alla felicità in politica. La passione per la politica, ha affermato il vice premier, mi ha travolto fin da quando ero ragazzo, significa lottare per quello in cui credo, senza mai perdere il contatto con la gente, sapendo di dare fastidio a molti, come dimostrano i dossieraggi, i processi finiti in nulla, il fango e le violenze che la Lega ha subito e subisce. Ma ascoltiamo il leader della Lega, Matteo Salvini. Grazie per quello che avete fatto per le scorse elezioni regionali, dove la Lega ha preso un 7,5 a livello regionale e ha preso il 10 a livello di Pescara città, quindi grazie innanzitutto ai pescaresi che hanno l'obiettivo è di crescere e quindi noi facemmo quella scelta perché c'era Pescara chiusa per Covid, non si poteva uscire, scuole chiuse, negozi chiusi, fabbriche chiuse e c'erano 500 sindaci della Lega e noi non ce la sentimmo di dire ci tiriamo fuori e lasciamo l'Italia in mano alla sinistra. Magari come partito ci sarebbe convenuto, però come Italia che cosa avremmo raccattato lasciando per anni in mano a Speranza e a Toninelli il paese? E quindi entrammo in quel governo e ci costò tanti voti, e fare il gazebo a Pescara o a Chieti o a Teramo o all'Aquila alle ultime elezioni politiche era un po' complicato. Devo dire che adesso in tanti mi dicono, io 2 anni fa non ho votato Lega, magari ho votato la Meloni oppure non ho votato proprio perché non mi piaceva nessuno. Sto giro torno, il 9 giugno torno da voi, perché sull'Europa mi sembra che siate fra i pochi ad avere le idee chiare. E ad esempio io lo posso dire stasera a Pescara, stasera poi ad Ascoli Piceno, senza paura di essere smentito dopo le elezioni, la Lega non voterà mai Ursula von der Leyen Presidente della Commissione Europea, o Mario Draghi, o chi ci ha portato in queste condizioni.